com'è stato vivere per così tanti giorni le Olimpiadi di Parigi, perché tu hai iniziato il primo giorno in pista, hai finito il penultimo, una roba di questo genere. Eh sì, esatto, noi staffettisti siamo arrivati là comunque, mi pare, un 3 giorni prima dell'inizio della staffetta mista, quindi le date ci pensavo anche l'altro giorno, non mi sono venute in mente, cioè basterebbe controllare, ma non l'ho fatto. Comunque ho passato da più di 2 settimane, 2 settimane e mezzo direi, e diciamo che il villaggio all'interno è cambiato abbastanza dall'inizio alla fine. Comunque c'erano continuamente facce nuove, persone che andavano, quindi facce che non rivedevi più, a cui auguro di rivedere tra 4 anni, insomma, a Los Angeles. È un continuo mutare all'interno, mentre le costanti, magari dal giorno in cui siamo arrivati alla fine, eravamo sempre noi, quindi chi è rimasto da tanto tempo si sarà stufato anche di vedermi, giustamente. Ma come li accoglievi i nuovi arrivati? Facevi, ah, benvenuti all'inferno, dormirete sulle panchine? No, assolutamente. Allora, in realtà di comunicazione tipo nuovi arrivati, andare a presentarsi, cose così, non è che ci sia stato particolarmente, anche perché comunque la palazzina, noi avevamo 2 palazzine e mezza, diciamo, all'interno del villaggio, con al 7° piano della mia palazzina c'era praticamente una zona comune fatta ad hoc per noi dell'Italia, in cui c'erano il ping pong, due PlayStation 5, un tavolo da biliardino, zona per giocare a carte, insomma tantissime cose, in cui ci si trovava là anche con altri sport, c'erano spesso magari quelli del nuoto, quelli che facevano a botte, quelli che facevano, insomma c'era di tutto, e quindi sì, era un momento conviviale magari per giocare a carte, scambiare 2 opinioni e guardare le gare insieme, perché c'erano i mega schermi, ci si trovava principalmente per andare a tifare i nostri compagni che vedevamo magari il pomeriggio prima a tifare insieme a noi altra gente, poi li vedevi in televisione, quindi quello era bello. Mm-hmm. E immagino, insomma, siccome non ha mai avuto possibilità, come dire, di svaccare dopo le tue gare, perché le tue gare erano sempre, ha avuto difficoltà anche quindi a vederle nello stadio e a tifare per gli azzurri nello stadio. Allora, nello stadio io sono andato a tifare personalmente solo una volta, mi pare, perché diciamo che non sono la persona più adatta a fare delle attività in periodo competitivo, perché tendo a risparmiare al massimo l'energia, e anche se correvano tanti giorni tra la batteria, cioè tra la finale della mista e la batteria della maschile, perché penso passassero una cosa come 9 giorni, una settimana abbondante, anche nei giorni successivi alla mista comunque facevo abbastanza vita da villaggio, sì, andavo comunque, sono andato quella volta allo stadio per vedere com'era, ho fatto una volta un mezzo giro a Parigi, ma al volo, oltretutto forse erano già finite le gare, quindi neanche in mezzo. L'attività extra atletica l'ho vissuta abbastanza poco, però c'è anche chi l'ha vissuta più di me, ma noi in Italia non solo la rigidità che ho già io come persona, ma anche imposta un po' dall'alto, eravamo, non dico controllati perché non era assolutamente così, però insomma avevamo forti avvisi di stare attenti a qualsiasi cosa facessimo. Su cosa come notizia? Perché è la prima volta che la sento.